Eccoci qui, altro viaggio, altra corsa, come si dice in questi casi. A parte che è pericoloso guidare così con le telecamere. Come pericoloso? Non dirlo, tu devi restare concentrato sulla guida. Poi io faccio domande, tu rispondi tranquillamente. Tra l'altro abbiamo cambiato per una volta anche itinerario. Sei il primo che fa questa scorciatoia. Sì, per sempre questa che devo fare. Sai solo questa? Non hai ancora imparato dopo un po' di anni che fai questa strada? Sai che c'avevo proprio voglia di intervistarti? Sì, perché tu sei sempre riservato. Nelle interviste ti conosciamo anche molto poco, quindi è l'occasione per farti chiacchierare. Tu dici tanto non ce la farai mai. Anche no. Abbiamo cominciato molto bene, devo dire, queste interviste, perché a me non mi fido piace fare interviste. Io sono sincero. Sei sincero? Tu sei sempre sincero? Al 100%. 99. Ok. Quando hai deciso di diventare un calciatore? Cioè, ti hanno spinto magari in famiglia? No, come sport, guarda, o l'hai deciso tu? Mio papà, finché non iniziasse a giocare a calcio, non sapeva neanche le regole. Ah, okay. Ma niente, ma non ti fava nessuna squadra, no, assolutamente. Guarda, anche adesso non è che si capisce tanto del calcio. Io un po' le so, però non posso raccontarle. No, quando posso vado a pesca, mi piace andare a pesca. Sempre sport dinamici, sì, perché insomma compensano quello che fai nella vita, no? Sì. Poi no. E dove vai a pesca? No, ragazza mia dicevo se voleva andare a funghi, ma non ci vuole mai venire a prendere i funghi. Giulia, vai a funghi? Col cane. No, poi portiamo forte fuori il cane. E dove andresti, scusa, a funghi? Mi hanno detto qua vicino a Como, cioè, sono dei... Non lo so, andavo con i ragazzi della Pinetina. A funghi, quindi ho scoperto un'altra passione.